Salve, nella scorsa puntata vi avevo già annunciato che in questa puntata avremmo parlato di varietà e oggi voglio partire e iniziare con una varietà molto in voga nelle nostre zone, nella regione Marche. È l'uva Pizzutello Bianco, chiamata anche uva corna. È un'uva molto zuccherina, ha un frutto oblungo, ha una maturazione intorno alla fine di settembre e ne esistono più varietà. L'uva Pizzutello Bianco, l'uva Pizzutello Rosa e l'uva Pizzutello Nero. E adesso vi mostro anche i frutti di questa bellissima vite. Come potete vedere, le nostre viti hanno già i frutti su e questo è il Pizzutello. La sua forma oblunga, il suo acino importante e il suo alto grado zuccherino. Adesso però vi mostro le altre varietà che abbiamo qui in vivaio. Un'altra varietà che non potevo non nominare sicuramente è l'uva Italia. È un'uva di una pezzatura importante, grossa, è un'uva croccante, è un'uva che ricorda un po' il moscatello. È un'uva che si adatta bene alle zone calde ed è un'uva tra le più vendute che ci sono, un'uva da tavola tra le più vendute che ci sono in Italia. Ed è anche una tra le mie preferite. Però continuiamo il giro. Fino adesso abbiamo parlato delle uve bianche e nere classiche, tra cui vorrei nominarmi anche la Regina dei Vigneti, la Regina di Firenze, la Matilde, la Vittoria. Queste sono uve classiche bianche. Poi abbiamo quelle nere che sono Cardinal, Pizzutello Nero, Moscato d'Adda, Moscato d'Amburgo. E queste sono un po' quelle più in voga, quelle più usate in Italia tra le varietà classiche. Poi abbiamo in cui in vivaio le varietà resistenti alla malattia. E qui ne ho un esempio. Questa è l'uva fragola nera e ha un sapore molto diverso dalla classica. Ricorda un po' la fragola. I suoi acini sono un acino di media pezzatura. Tra le uve resistenti alle malattie vorrei nominarvi anche la francese bianca, la Damaris, l'Angela, l'Ester, la Gold Life Muscat, la Palatina, la Zemira, la Lidi, ne abbiamo veramente tante qui in vivaio. E perché non nominarvi anche quelle che stanno andando in voga in questi ultimi anni, cioè le uve senza semi, come la Centennial, come la Sublima Seedles, come la Rega Seedles. E queste stiamo parlando delle uve bianche senza semi. E poi abbiamo anche quelle nere senza semi, come la Red Blob, la Black Magic, la Crimson Seedles, per citarvi le più famose. E molte molte altre ancora che potete trovare all'interno del nostro shop online che vi lascio linkato qui sotto nel video. Vi ricordo che noi facciamo spedizioni in tutta Italia e anche all'estero e qui potete trovare un nostro bancale pronto per partire. E con questo per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata della rubrica Vivere Verde.